Io ho lanciato la mia partecipazione alle primarie quando ci saranno semplicemente per coprire il vuoto della polarizzazione Raggi Salvini, che è quello che sta accadendo in città. C'è in questo momento in corso un dialogo tra noi, Monica Cinirinà, ma come vogliamo portare avanti con tutti gli altri partner di una coalizione politica e sociale da costruire dentro la città? Monica Cinirinà si candida a correre per le primarie del centro-sinistra largo, che si devono tenere, visto che, come dire, potrebbero esserci dei dubbi. Io ho lanciato la mia partecipazione alle primarie quando ci saranno semplicemente per coprire il vuoto della polarizzazione Raggi Salvini, che è quello che sta accadendo in città. Stasera lei è qua, si confronta con Amedeo Ceccheri, che rappresenta anche un certo tipo di istanze sociali di mondo, è uno dei mondi a cui si rivolge, invece lo vede come un competitor. Ma intanto qualsiasi contributo alle primarie larghe di coalizione è benvenuto. Essere qui oggi vuol dire ascoltare quella parte di città a cui probabilmente non siamo stati in grado come PD di parlare. Io credo che la mia persona possa avere anche quella trasversalità un po' necessaria a riportare alcuni mondi fuori da noi. Liberare Roma, che è il titolo di questa manifestazione, ma anche di un progetto più ampio, vuol dire liberare Roma dall'amministrazione Raggi o qualcosa di più? Liberare Roma vuol dire liberare questa città dal senso di disillusione che l'ha torturata nel corso di questi anni di cattiva amministrazione, ma anche liberare in positivo, liberare le energie di questa città. È un percorso che poi avrà una sua espressione in un'eventuale candidatura alle primarie del centro-sinistra, se si faranno, e sarà lei quella candidatura o un'altra? Liberare Roma sta già partecipando alla costruzione di una coalizione plurale. Avrà chiaramente il proprio ruolo dentro la partita delle prossime elezioni comunali, presenterà i propri candidati, chiederà le primarie al Campidoglio e in tutti quanti i municipi, ma chiederà anche le primarie delle idee per la nostra città. Lei crede che il PD stia tergiversando troppo e ha paura che questo tergiversare sia un modo per poi far saltare le primarie? Ma questo non credo, perché anche la destra non ha un candidato a Roma in questo momento. Noi le primarie le facciamo, le faremo, ce l'abbiamo in statuto. In questo momento io ho solo paura dello scontro mediatico e pubblico Raggi Salvini. Per tutto il resto il PD arriverà in tempo. Il PD si sta muovendo tardi, ma tanti territori invece si stanno già muovendo. Siamo convinti che più passa il tempo, più perderemo un'occasione di aggregare nuove energie e di mettere in campo progetti per la città. E chiediamo a tutti coloro che vorranno far parte di questa coalizione di sbrigarsi, di sederci insieme per cominciare a lavorare per il bene di Roma. Il progetto di coalizione che voi vi immaginate è completamente alternativo a un'idea di possibile ancora accordo centrosinistra 5 Stelle? Credo che questa opzione si sia autoeliminata dal campo quando Virginia Raggi ha deciso di occupare lo spazio dei 5 Stelle e ricandidarsi alla guida di questa città. La senatrice Cinirinà ha fatto un passo, potrebbe essere lei l'espressione poi di candidatura di Liberare Roma? C'è in questo momento in corso un dialogo tra noi, Monica Cinirinà, ma come vogliamo portare avanti con tutti gli altri partner di una coalizione politica e sociale da costruire dentro la città. È chiaro che la biografia della senatrice Cinirinà è una biografia importante dentro la nostra città, che parla di diritti ma parla soprattutto di conoscenza della nostra città. Qualcuno dice che però non può fare eventualmente la candidata sindaco una persona che ha posizioni troppo progressiste, vogliamo dirlo, su certi temi in una città come Roma e con un PD romano che è su altre posizioni. Questo lo lasciamo decidere agli elettori che verranno alle primarie e quando le faremo avremo delle risposte sorprendenti. Io vorrei uscire dagli stereotipi, come vorrei uscire dalle aree, come vorrei uscire dalle tessere, vorrei guardare un po', diciamo, un po' più lontano, senza troppe etichette. Teniamoci per mano e riprendiamoci Roma.